stato riassunto dalla forma della città romana in quattro grandi spazi che poi sono stati riprodotti ovunque è arrivato l'impero romano e che poi vedremo durante la modernità saranno riprodotti, saranno altri, si trasformeranno e si riprodurranno, come è successo nelle città dell'America Latina con l'arrivo degli spagnoli e dei portoghesi, delle città che avevano in Europa. La forma, la matrice primaria di questa forma, di questi quattro elementi che costituivano la città romana, era il foro, il tempio, il teatro e l'eterno. In varie città dell'impero romano erano riprodotti questi quattro grandi elementi, quindi che come la matrice dell'alfabeto riproducevano sul territorio una matrice ecologica che si riproduceva. Ma soprattutto con l'avvento dei monasteri abbiamo per la prima volta non solo la costruzione di uno spazio basato su un testo, come le città ideali facevano, ma la costruzione di un'intera società, di un'organizzazione sociale, quindi architettonica, spaziale e temporale, che nasceva da un testo scritto che era la regola di San Benedetto da Norcia del 1215, che creò nel mondo occidentale il movimento del monachesimo. Stiamo in un contesto di disgregazione totale già della fine dell'impero romano, quindi stiamo in un contesto dove lo spazio che era stato costruito dall'impero romano era uno spazio già in distruzione, in defacimento. In questo momento sorgono queste nuove forme di organizzazione sociale e spaziale che sono i monasteri. I monasteri non solo sembrano dei libri, perché hanno delle mura intorno, quindi come se fossero le copertine del libro, e all'interno sono divisi in spazi all'interno del quale ogni spazio corrisponde un tipo di funzione sociale e anche un determinato momento del giorno, esattamente come la suddivisione del libro in capitoli e paragrafi. La vita dei monasteri era organizzata in questo modo: c'erano sette momenti al giorno in cui si doveva pregare e quindi si andava nella chiesa, poi c'era lo spazio legato alla produttività, ovviamente erano le società che dovevano prodursi i loro alimenti, e quindi c'era l'orto, c'erano i campi, che per il quale durante la giornata, soprattutto la prima metà, la mattinata, il monaco doveva andare a lavorare. Poi c'era il refettorio dove si mangiava, poi c'erano le biblioteche, dove c'era il momento del pomeriggio dello studio e della lettura, dove si traducevano e trascrivevano i libri. Quindi a ogni spazio corrispondeva una funzione e un determinato momento del giorno. Tutto questo era scritto non solo nella regola di San Benedetto, ma era ordinato dal libro delle ore, il Salterio, che divideva la giornata in sette momenti e che quindi ritmava l'organizzazione sociale del monastero. Esistono vari testi e vari studi che dimostrano come la riurbanizzazione dello spazio europeo dopo l'impero romano è determinata dai monasteri. I monasteri erano abitati da individui che avevano, a differenza degli individui che non erano monaci, tempo a disposizione, perché non si occupavano soltanto di lavorare ai campi, ma studiavano. E quindi i monasteri saranno il luogo dove nascono le prime forme di scienza applicata, dove nascono le prime innovazioni tecnologiche, per esempio le prime forme di irrigazione in un'altra maniera, le prime forme di incesti, la medicina, la chimica, ossia i monaci sono in un certo qual modo anche degli scienziati. Non solo perché hanno accesso alla cultura principale, agli strumenti di diffusione principali della cultura di quel periodo, che erano i libri dei classici che loro avevano, che erano conservati nelle biblioteche del monastero, ma anche perché avevano tempo a disposizione per poter poi sperimentare delle cose. Quindi riuscivano a fare in modo, in un'epoca di difficoltà, con poca tecnologia e con scarsezza di genere di prima necessità, che il monastero fosse un po' un'isola felice, perché riusciva a produrre in contesti anche avversi materie prime e specie che in altri, nelle città vicine non esistevano. Quindi la vita intorno al convento era migliore. I monaci molto spesso prestavano servizio come medici,
Quindi si cominciano a creare, soprattutto intorno ai monasteri più grandi, non solo uno stile di vita, una condizione migliore, ma la società comincia ad aggregarsi intorno a questi monasteri e a fondare le prime città medievali. Quindi il monastero diviene un po' il luogo all'interno, intorno del quale si rifondano delle città in Europa. E questo luogo, appunto, è espresso, è organizzato dalla regola di San Benedetto e da il Salterio, da questo libro delle regole che ne ritma la vita e le caratteristiche, le funzioni sociali all'interno. Un altro testo importante che fonderà buona parte delle città, soprattutto nell'epoca del Rinascimento, è De re edificatoria di Leon Battista Alberti, che riprenderà il trattato di Vitruvio e lo amplierà e costruirà un vero e proprio, uno dei primi grandi, il secondo forse grande manuale dopo quello di Vitruvio, di architettura dell'Occidente, dell'Europa, e che marcherà un poco, attraverso l'invenzione della prospettiva, le nuove forme estetiche e simmetriche dell'organizzazione dello spazio nella società del Rinascimento. Pensiamo alla città ideale attribuita a Piero della Francesca, che rappresenta già una forma simmetrica, ordinata, che corrisponde esattamente a una simmetria e a una forma di razionalità tipografica. L'ordine spaziale coincide con un ordine concettuale. L'ordine concettuale non è ovviamente un ordine dato dall'oralità, ma è un ordine che è proprio della forma analitica della scrittura. La scrittura rappresenta la complessità del mondo, la riordina in capitoli e paragrafi, in frasi sequenziali, con inizio, sviluppo e fine. Le città del Rinascimento sono l'espressione di questa ordine razionale, che non ha ordine, che è possibile soltanto con l'alfabeto. Fino all'ultima forma, ovviamente esisterebbero molte di più, mi metto alla lettura del mio testo, ma ci sono tanti testi che fanno questa relazione, che parlano della storia della città, ce ne sono diversi. La relazione tra la città e la comunicazione non ce ne sono tantissimi, forse veramente pochi. Però sulla storia della città, ovviamente il manuale di Manford è un testo, Manfred è un testo storico, sono tre volumi, ma ce ne sono diversi su anche la storia delle città dell'Europa e anche sulla storia delle città medievali e del Rinascimento. Nel mio libro c'è una bibliografia vasta su questo. Ma la forma di relazione più recente tra la scrittura e la città è quella proposta da Le Corbusier nella Carta di Atene. Le Corbusier, architetto moderno francese, riunisce ad Atene vari seminari, diversi architetti da tutto il mondo. L'obiettivo era indicare quali erano i canoni della città del futuro. Stiamo già in un contesto del Novecento, stiamo già in un contesto subito, immediatamente dopo la Seconda Guerra Mondiale, quindi dove l'automobile era già un mezzo di locomozione che era utilizzato, e quindi si pensava di organizzare le città da un lato dalle loro esigenze industriali e produttive, ma dall'altro anche dalla forma di organizzazione dovuta alla presenza di questi nuovi mezzi di trasporto. E ad Atene questo insieme di architetti provenienti da tutte le parti del mondo si divertono a disegnare quella che chiameranno la Carta di Atene. La Carta di Atene sarà il decalogo e la forma che daranno alle nuove metropoli, alla città che loro definivano del futuro. Questa città era una città a sua volta organizzata, che divideva gli spazi in spazi di lavoro e spazi di residenza. Le strade erano strade che servivano prevalentemente al flusso di automobili, quindi alla necessità di velocità e di scambi veloci. I passanti avevano possibilità di camminare in reparti separati, e l'applicazione di questa città, forse uno dei modelli più fedeli alla Carta di Atene, è Brasilia. Non so se siete mai stati a Brasilia, se avete modo, comunque vale la pena conoscerla, perché è una città che rispetta fedelmente le caratteristiche imposte dalla Carta di Atene del Corbusier. Ci sono, da un lato, Brasilia è stata fatta a forma di aeroplano, come vedete dal disegno, le due ali sono le ali di un aeroplano,
e la testa, la parte dell'aeroplano al comando, dove c'era la cabina di comando, c'è la spianata dei ministeri, con tutti i ministeri, che sono dei parallelepipedi uguali a paralleli, una grande spianata, che sono tutti i ministeri della Repubblica Brasiliana. Le varie ali sono divise per funzioni, c'è la parte delle abitazioni, c'è la parte del commercio, e ogni area è divisa in un modo assolutamente diverso dall'organizzazione delle città europee, per esempio. Potrei raccontare diversi aneddoti, sono stato diverse volte a Brasilia, ma è veramente da un lato facile trovare qualunque indirizzo, perché basta seguire la sequenza delle lettere e dei numeri delle strade, quindi si può arrivare a un posto anche senza conoscere la città. Ma veramente a Brasilia si fa, un europeo o anche un argentino può fare a Brasilia un'esperienza veramente unica, che è quella di abitare in uno spazio dove la referenza visuale non ha nessun significato. Vi racconto un piccolo esempio. Una mattina ero ospite a casa di un mio amico che abitava in uno di questi palazzi, tutti uguali tra di loro, e ero arrivato la sera tardi e la mattina presto ero sceso per fare del footing, una passeggiata lì. Sono uscito, ovviamente non conoscevo il quartiere, e dopo aver fatto nel parco un piccolo giro cercavo di ritornare a casa, nella casa del mio amico, e mi rendo conto di non riconoscere più qual era l'edificio, perché ce n'erano 5 o 6 esattamente identici. Mi sono ricordato che all'uscita c'era una piccola edicola con innanzi una piccola aiuola con dei fiori, e tutti gli edifici avevano dinanzi la stessa edicola, la stessa aiola. Mi sono ricordato che uscendo mi aveva salutato il portiere, che aveva una divisa con dei pantaloni blu e una camicia celeste, era abbastanza robusto e di colore, ce n'erano diversi in ognuno degli edifici uguali. Insomma, per farla breve, ho dovuto chiamare, mi ricordavo per fortuna il telefono del mio amico, ho dovuto telefonarli, farlo scendere per prenderli, perché non c'era assolutamente modo di distinguere da un edificio all'altro. Successivamente poi ho capito che c'erano delle grandi lettere sugli edifici che mi indicavano. Questa esperienza abitativa è un'esperienza che presuppone un tipo di ordine, ecco, che è un ordine letteraria, che è un ordine non visuale, non legato all'esperienza, ma concettuale. Ed è l'ordine che Le Corbusier propone sulla forma della città. Quindi, concludendo questa prima presentazione sulla relazione tra la città e la scrittura, possiamo sintetizzare dicendo che la relazione ecologica che l'individuo stabilisce, quindi in particolare l'uomo occidentale, perché la storia della scrittura sta legata soprattutto con l'uomo occidentale, con la cultura occidentale, che si stabilisce, la relazione si stabilisce tra l'individuo e il territorio, è mediata da un testo scritto, è organizzata da un testo scritto e genera quindi delle forme organizzate, simmetriche e sequenziali di spazialità, che riproducono non solo i concetti contenuti in pagine di libri, ma riproducono anche proprio l'estetica sequenziale e logica di un testo scritto. Cosa succede quando, oltre alla scrittura, appaiono delle immagini, ossia quando la società occidentale comincia a creare delle forme visuali per rappresentarsi la realtà e soprattutto anche per che cominciano a costituire anche delle forme di organizzazione della complessità. Per indicare un po' la sequenza e il significato che e anche l'innovazione che le immagini, soprattutto la fotografia, il cinema e la televisione introducono all'interno della relazione tra l'individuo e il territorio, ho scelto questa fase famosa di Calvino, del famoso libro Le città invisibili, su Armilla. Dice Calvino: se Armilla sia così perché è incompleta o perché è stata demolita, se si tratta di un incantesimo o di un semplice capriccio, non saprei dirlo. Il fatto è che non esistono mura, né tetti, né pavimenti. Non ha niente che la faccia assomigliare ad una città.
Le immagini spostano, creano un altro tipo di ecologia e si affiancano ovviamente alla struttura della scrittura. I modelli che vi sto proponendo non sono modelli contrapposti, dialettici. La relazione tra l'individuo, il testo e il territorio continua fino ad oggi, ma diciamo che è meno forte e prevalente il tipo di relazione che si stabiliva all'epoca del monastero o all'epoca delle città del Rinascimento. Oggi l'elemento visuale è, al lato del progetto, un elemento sempre più importante per l'organizzazione degli spazi urbani delle nostre città. Prima di addentrarci un poco sopra il significato che introducono le immagini, e soprattutto le immagini tecnologiche,